Proviamo a tornare in quel di Gerusalemme. Gerusalemme non è Gerusalemme, io sono a Mevomodina, a metà strada fra Gerusalemme e Tel Aviv. Ok, perfetto, ci siamo spostati di poco, siamo stati con l'amica Chiaretta. Finalmente se n'è andato il ritardo, c'era un ritardo di 10 secondi. Perfetto. So come fosse. Ora va benissimo. Bene. Intanto benvenuto ai nostri microfoni, niente, allora cominciamo. Vai. Innanzitutto buonasera a tutti cari amici in tutto il mondo. Io sono Luciano Piscino in Italia, io sono Eliau Galor in Israele, sì. Sono un napoletano verace. Ah, aspetta, siamo conterronei, Eliau o Luciano? Polendo, state buono. Ma che Polendo, tu sei a metà strada, sei a Bologna, no? Noi siamo a Roma con gli studi, ma sono ponticini. Ancora meglio. Quindi... Allora, io volevo innanzitutto salutare gli altri due pizzaioli che mi hanno preceduto, sì. E ne sono uno anche io. Veramente faccio il regista cinematografico, faccio anche l'attore, sono un inventore, sono un attivista sociale, mi occupo, sono uno chef tra le altre cose, ma sono anche conosciuto come il rabbino della pizza. Sì. Raccontaci pizza... un po' di te, Eliau, sì. Quindi, perché da buon napoletano dovevo farlo. Mm. E l'ho fatto insegnando alla mia ex moglie come si fa la pizza come si deve. Mm. E il ristorante va ancora benissimo, ma con il suo nuovo amico, con il suo nuovo marito. Ok. Però la ricetta resta mia. Quindi, a tutti, le Chaim, salute. Ah, io vi auguro felici feste per gli ebrei che sia Hanukkah, per i non ebrei che sia Natale, o che so io, le altre varie feste che ci sono nel mondo. Salute. Salute, a saperlo me lo portavo, ce l'ho, tenevo anch'io un bel bicchiere di vino. Allora intanto salute. Ce l'hai virtuale, la magia dell'internet. Esatto. E Leo, da quanto tempo sei lì? Da 41 anni, ringraziando il Signore, non me ne sono mai pentito un minuto. Però ho tenuto fino al 2010, uh-huh, una vita parallela a Milano, sì, con un ufficio da cui viaggiavo per tutta l'Europa, come mediatore culturale e mediatore commerciale. Mm. Commerciale facevo i soldi, culturale li spendevo. Funziona così la cosa. Ok. Poi hai deciso di stabilizzarti lì, di restare lì. Dunque, la storia va così. A 19 anni facevo il fotografo in un'agenzia di Napoli, la Publifoto, sì, e guadagnavo 30.000 lire al mese. E arrivò un signore dall'ambasciata canadese che me ne offrì 2.000 al mese per fare il telegiornale italiano a Toronto. Mm. Quindi immediatamente presi l'aereo, ci andai, mi andò tutto bene, ero già un vecchio hippie, vecchio a 20 qualcosa anni, comunque vecchio diciamo, e con esperimenti di LSD a 17 anni da Napoli con il movimento Wilhelm Reich. Ho sempre studiato un sacco di cose, specialmente la mente umana, sì, psicologia e tutto, il che è utile anche per il cinema. Mm. Sono arrivato a Toronto, dove oltre a fare il programma ho incontrato un hippie che si chiamava Marshall McLuhan, che è quello che il mezzo e il messaggio, come no? Oppure tutte le altre, ok? Sì. Che volevo dire? Dunque Marshall cominciava a parlare di internet e gli facevano le pernacchie alla napoletana anche a Toronto. Poi adesso la strada in cui vivevo, Yorkville Avenue, è diventata Marshall McLuhan Avenue. Mm. Il che vuol dire che alla fine si riesce a passare quello che c'è da passare. Esatto. Dunque ho conosciuto anche artisti come Nam June Paik e... Norman McLaren, ho lavorato con loro e ho avuto una vita veramente bella, interessante anche lì. Poi dopo 5 anni, avendo fatto finalmente la mia esperienza nel cinema, perché avevo cominciato a 17 anni con una 16 mm che però non potevo permettermi di usare perché a Napoli costava l'equivalente di $4 al minuto, mm, più $4 per lo sviluppo eccetera, ok? Sì. E sono quindi tornato in Italia per provare a Cinecittà se facevo qualcosa. Mm. Ho fatto un sacco di documentari e un film che si chiama
La polizia brancola nel buio, che adesso è un film cult. E poi ho incontrato nella metropolitana una bellissima hippie americana che mi ha rubato il cuore, eccetera. E sono andato a finire a Toronto, sono andato a finire a New York da lei. Ci siamo sposati a New York, siamo andati a vivere a New York City e ho scoperto le mie radici ebraiche di cui non sapevo niente, perché mia madre, traumatizzata dall'avventura nazista, lei nascondeva una spia francese sotto i nazisti, che era mio padre, e sai, nascondendo, si sono nascosti e sono arrivato io. Ringraziamo il Signore anche per questo. Dunque, la mamma voleva che sapessi il francese, mi parlava sempre anche in francese. Papà non è mai tornato dal fronte tedesco e io sono rimasto a Napoli e, come dicevo, ho avuto anche lì una vita molto interessante. Lei credeva molto in Maria Montessori, in Arno Stern, mi ha insegnato a leggere e scrivere quando avevo 3 anni. A 6 anni facevo gli esperimenti di chimica con la zia Anna Izzo, farmacista, e lo zio George Garnet mi portava il meccano dall'Inghilterra. Quindi sono diventato un inventore. A 12 anni ho lasciato la scuola, me ne sono andato perché andavano troppo a rilento con me e non mi potevano sopportare. Quindi ho fatto il corso della scuola radioelettra e ho cominciato a aprire un laboratorio di riparazioni televisive dove costruivo i convertitori UHF per il secondo canale. Ho fatto un po' di soldi, mi sono comprato Rolleiflex, sono diventato fotoreporter alla Publifoto a 14 anni e a 17 mi sono comprato una 16 mm, come dicevo. Passando in Canada, sono diventato prima cameraman, poi produttore televisivo, e ci sono rimasto fin quando sono tornato a Roma. E da Roma ho incontrato nella metropolitana questa carissima hippie che mi ha fatto 7 figli, che mi hanno fatto 17 nipoti. E Aspetta, quanti figli tu? sette finora. Sette figli, ok. Sono Finora mi ancora piace. disposto a farne altri se trovo la prossima moglie. Se il Signore me la manda. Sto in buona salute, ringraziato anche lui. Bene, e questo ci fa piacere. Allora, Quindi è a stata Toronto. movimentata, insomma, è stata una bella vita frenetica. Frenetica forse no, me la sono sempre presa con comodo. Da napoletano, scusate. È giusto, giusto. Senti, ma... Fossimo, sono milanese verace. Senti, ma da napoletano come sta? Non da italiano, da napoletano come si sta a Gerusalemme? O meglio, come si chiama? Aspetta, il posto dove sei esattamente? Ti manderò poi il link, si Oh. chiama Mecomodine, adesso vi racconto la storia. Ok. Dunque, a New York, come dicevo, ho scoperto le mie radici ebraiche che mia madre mi aveva nascosto perché pensava, sotto i traumi del nazismo, che fosse meglio che non lo sapessi. Comunque mia zia ha provveduto alla circoncisione, quindi sto a posto anche lì. Ho scoperto un rabbino che si chiama Shlomo Carlebach, che era il rabbino degli hippies, e che ha aperto a San Francisco una comune che si chiamava The House of Love and Prayer, la casa dell'amore e della preghiera. Dopo 2 anni passati in Florida, tra varie esperienze, tra cui collaborazione con la NASA per una mia invenzione che si chiama DLP, che è la televisione tridimensionale, che io ho inventato per poter effettuare alta risoluzione chirurgia robotica su navicelle spaziali. Siamo passati a San Francisco, alla comune di Aid-Ashbury, e nel 1976 abbiamo deciso di venire a fondare in Israele un villaggio dove vivo, che si chiama Mevo Modi'in, e colgo l'occasione per invitare chiunque ci stia ascoltando a visitarmi, a trovarmi e naturalmente a assaggiare la mia pizza. Fammi un attimo lo spelling, così la mando, la mando sul web proprio, la mando in onda. Aspetta, Manda il link che ti ho mandato. dove me l'hai mandato? Credo su Messenger, no, te l'ho mandato su Skype. Su Skype. Allora, Il aspetta un attimo. ristorante si chiama
Luciano Osteria Napoletana e si trova anche su Google tranquillamente. Ok, sto cercando così mandiamo tutti gli amici insomma che si trovano da quelle parti e coloro che magari non si trovano ma magari verranno. Quando vengono saranno accolti molto bene. Tu quindi ti si trova da quelle parti, ti si trova proprio lì. Mi trovo a metà strada fra Tel Aviv e Gerusalemme, vicinissimo all'aeroporto, il che è molto conveniente, perché fino al 2010 ho tenuto avanti anche un ufficio a Milano, la Sì. Lightwave Communications, che mi serviva da hub, mi serviva da punto centrale per viaggiare in tutta l'Europa e visitare fiere, congressi, eccetera, come mediatore commerciale. Ok. E come cucina da quelle parti, Luciano, com'è la situazione? Beh, a me piace molto anche la cucina locale, naturalmente, mi ci sono abituato benissimo. Essendo in Israele, che è come l'America degli anni 20 per quanto riguarda il miscuglio culturale, conosco la cucina yemenita, turca, irachena, quello che vi pare, francese naturalmente, spagnola, marocchina, ok? Ma cucino napoletanamente anche a casa mia e sto componendo dei bellissimi libri di ricette, ognuno con il suo piccolo QR code, codice QR nell'angolo con cui si vede in video come si prepara la roba. Ok? Ok. Senti, il link non lo trovo però. Ma Magari. come? Guarda sui messaggi di Skype. Stavo guardando proprio in questo momento, ma non. Ah no, aspetta, Allora, ecco qui. Sì, prova eccolo qui, eccolo qui. Eccolo qui, eccolo qui. Esatto, l'ho trovato e lo sto mandando in onda proprio in questo momento. Vai. Eluna.com, eccolo qui. Luciano SP. Esatto. Modin Area, Mevo Modim. Eccolo qui. Quindi ragazzi, vedete il sito, lo sto mandando proprio in questo momento. Senti, ma lo fai il ragù? Se può fare il ragù da quelle parti o Guarda che nella cucina ebraica no? c'è una separazione fra carnicina e latticina, per cui la pizza è latticina col formaggio e la carne non ci va. Ma il ragù naturalmente lo so fare come me l'ha insegnato la mia buona mamma e zia a Napoli e a casa mia c'è sempre. Il prossimo ristorante Luciano sarà Carnicino. Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi ne aprirai un altro Con buon rispetto dei vegetariani a cui voglio tanto bene, però fin quando è una dieta va bene, quando diventa una religione va meno bene. Sono d'accordo, sono d'accordo. Salutiamo ovviamente tutti gli amici vegetariani o vegani, insomma, che sono all'ascolto. E sì, C'è anche, a ognuno. proposito, c'è anche la pizza con la carne di soia, naturalmente, e tutte le altre soluzioni del genere. Allora, Luciano, io sono veramente contento di questo collegamento. Guarda, siamo un po' stretti con i tempi adesso, però ci Mi dobbiamo rendo conto, allora risentire. cerco di accelerare. Sì, facciamo al volo perché poi voglio rifare un altro collegamento con te per parlare di altre cose. Poi ne parleremo poi Con diffusamente più mucho avanti. gusto, signor. Allora, stavi dicendo, stavi aggiungendo dell'altro. Certamente, stavo aggiungendo che naturalmente dopo il divorzio ho ricominciato la mia attività cinematografica e televisiva, ho recitato in una quarantina di film, perché per recitare basta l'agenzia che mi chiama e mi paga, mentre per girare i film miei, che anche sto preparando, bisogna prima trovare i soldi. Infatti, vero. Non è uno scherzo, è il 90% di un regista, del tempo di un regista, è cercare chi lo paga per fare il film. Vero. Ma ne ho Triste, ma vari vero. in produzione e in pre-produzione, e prima o poi arriveranno anche quelli. Senti, progetti in vista adesso? Il progetto principale, e approfitto dell'occasione per parlarne, si chiama Malta, che è Media Art Lab Tel Aviv, che è una rete televisiva che comincia col web e finirà, se Dio vuole, sul satellite, che produce documentari su arte, scienza, innovazione, perché sapete, noi siamo nella Startup Nation. In Israele l'innovazione è una cosa fenomenale. Ci sono invenzioni proprio non.
Diciamo che il resto del mondo sarebbe 20 anni indietro, non voglio essere lo staganovista, sarebbe 20 anni indietro se in Israele non succedesse quello che succede. La blockchain l'abbiamo inventata noi e non un certo Satoshi nel 2004. Il professor Gideon Samid, che ho appena avuto l'onore di conoscere a un congresso l'altro giorno, dopo tanti anni. È quello che ha costruito il primo algoritmo della blockchain. Poi nel 2007 ero a Milano, facevo parte di un gruppo che si chiamava Small Exchange, che ha creato lo Small Xcoin un anno prima di Bitcoin, ma purtroppo la Consob ha deciso di chiuderci e mandarci a scappare per non andare in galera e siamo andati in Svizzera, dove nel 2017 abbiamo aperto la Equacoin con Marco Saba e Giovanni Ciallella. Equacoin, equa come giustizia, punto com, perché noi soprattutto siamo motivati alla giustizia sociale e dal dare accesso a chi accesso non ha per vari limiti, vari handicap finanziari, bancarotte, che so io, sospensioni di trading. Ci sono tante di quelle cose. L'Italia purtroppo mi manca, ma per quanto mi manca, è un posto dove si può andare soltanto al rallentatore e non ci Vero, riesco. vero, verissimo. E arriviamo ai giorni nostri. Adesso, proprio in questi giorni, quello che stanno facendo dal punto di vista della finanza è una cosa assolutamente spaventosa. Stendiamo un velo, come si suol dire, Eliau, e Un velo, quello è speriamo. volontario, amore mio. Lo so, lo so, lo so, lo so. Non possiamo che incrociare le dita, come si suol dire, perché vedremo cosa succede con l'Inghilterra, che. L'Inghilterra ha fatto la grandissima cavolata con il Esatto, Brexit la e penso dovrà anch'io fare così. una marcia indietro favolosa. Vedremo cosa dirà il futuro, però sicuramente loro stessi se ne sono resi conto perché volevano fare un controreferendum, ma vedremo cosa ci dirà la storia. Eliau, Scusate, il dobbiamo. mio nome ebraico è Sì. Eliau, Elia il profeta, e per quanto non lo faccia in senso biblico, io faccio il futurista, lo faccio da tanti anni, sono stato anche per vari anni il presidente della World Future Society di Bethesda, Maryland, che è mondiale, che pubblica il giornale il Futurist, The Futurist. Io, come dicevo, dell'internet me ne sono occupato nel 1967 per cominciare, nel 1974 ero al Project Plato a Tallahassee, Florida e alla NASA. Nel 1976 ho fondato a San Francisco il primo caffè internet del mondo, che però naturalmente era simulato perché l'internet è cominciata nel 1974 col Project Plato, grazie alla NSA, all'armata americana, che ci ha dato un canale. Come si dice, piggyback, un canale che si chiamava ARPANET, ARPANET, sì, la rete della togliendo sicurezza. dalla DARPANET la S che è la D che era Defense. E gli esperimenti sono riusciti e alla fine siamo dove siamo. E dopo tante pernacchie che ho avuto anche io fino quasi al 2000 sull'internet, adesso nemo profeta in patria, sono Vero. qua e sto sviluppando cose super favolose. Sono anche molto attivo nell'energia solare e ti manderò un link che ti prego forse di mandare in onda Sì. quando puoi sulla stazione solare più grande del mondo, che si chiama Megalim, con cui sto collaborando con un redesign che aumenterà del 20% la capacità. Signori, io allora purtroppo devo chiudere per i tempi, però ovviamente di questi argomenti, Eliau o Luciano, ti posso chiamare Luciano o è un Ma problema, insomma? chiamiamo Luciano, chiamiamo come lo Lucia, vuoi, siamo non veramente c'è niente. apparenti, come si suol dire. Allora, dobbiamo tenerci in contatto e soprattutto mandami ogni cosa che fai perché la rilanciamo chiaramente. Naturalmente, E qui non. Sì. prima di andare via vorrei chiedere a chiunque venga in Israele Sì. di mandarmi una email a Pizzarebbe e se ho il tempo di incontrarli ne sarò lieto. Amici, allora io rilancio l'appello.
E poi magari possiamo preparare un articolo per il sito, Lucia, così Ma mettiamo anche i Marco, contatti. adesso sto scrivendo un articolo per una rivista che si chiama Billionaire Chronicle, che viene da Monaco, è molto molto bella, proprio sulla nascita della blockchain. E allora mandaci tutto e noi rilanciamo. Ovviamente, Certamente. amici, qui non siamo davanti a un patrimonio italiano, ma a un patrimonio mondiale, perché veramente sei stato, hai girato proprio il pianeta e io ti sto Non ancora, invidiando. mi manca l'India, mi manca l'Australia, ma C'è prima o poi, ma tempo, adesso Lucia, sono c'è fatto tempo. bene, mi manca anche la Cina, che posso fare? Senti, intanto puoi bere alla nostra salute e L'Echaim, salute in ebraico, l'Echaim Tovim Ule Shalom, alla pace e alla vita bella. allora, Luciano, con queste parole io ti saluto, ringraziandoti ovviamente per questo bel Voglio collegamento. bene a tutti, a tutto il mondo, la pace verrà, anche i nostri cari vicini capiranno che non ce ne andiamo e visto che non ce ne andiamo, facciamoci un bel hummus assieme. Sono d'accordo con te. Sono in questo momento, virtualmente, sono con te in questo momento, proprio invidiandoti. Grazie mille, amici. Luciano Eliao, direttamente da, io dico Gerusalemme, so che sto sbagliando, però ci siamo Non capiti, è anzi. Perfetto. vero perché tutto il mondo è Gerusalemme. E allora non mi sto sbagliando. Luciano, grazie Proprio. mille. De nada, hombre. Ci aggiorniamo Ciao. online. Ciao Ok, e buona serata. bye bye. Buonanotte, elettrode. Buonanotte, ciao Gian. E Shalom, shalom. Shalom ubraka. allora, shalom braga a tutti voi amici.